vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, ha partecipato al convegno per una valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare di enti ecclesiastici e organizzazioni no profit presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Finalità dell'incontro è stata quella di fornire spunti di riflessione, suggerimenti, indicazioni ed esempi concreti per il riuso di immobili e strutture utilizzati o sottoutilizzati attraverso interventi che ne accrescano il valore e la produttività e che al tempo stesso consentano di conseguire equilibri di lungo termine nella dimensione sociale, economica e ambientale. Il vicepresidente ha ricordato il ruolo fondamentale che hanno avuto le norme che regolano il nuovo piano casa. Hanno avuto proprio l'ottica di intervenire a semplificare i cambi di destinazione d'uso, le riqualificazioni, le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente, dell'ingente patrimonio edilizio esistente di qualsiasi natura e di qualsiasi genere. Perché alcuni interventi si possono fare con semplice DIA, tutti gli ampliamenti per esempio. I cambi di destinazione d'uso sotto i 500 metri quadri di SUL si possono fare con una semplice DIA, una dichiarazione di inizio attività, da presentare presso l'ufficio tecnico del comune, mentre i cambi di destinazione d'uso, che prima prevedevano l'esigenza di una variante urbanistica, con questa legge fino al 31 gennaio del 2015 si possono fare con un permesso a costruire, quindi con una semplificazione estrema, invece di 5-6 anni, insomma in 6 mesi si può chiudere con il permesso a costruire in mano. Inoltre Ciocchetti, in funzione delle esigenze e delle aspettative, ha tracciato, in rapporto al quadro di riferimento regionale, un possibile percorso di politiche territoriali ed urbanistiche per la riqualificazione di questi enti. Si stanno producendo molte attività, pur in un momento molto complicato e difficile, quindi è una legge che spero potrà ancora produrre effetti importanti, che dà possibilità anche al vostro settore, al settore di cui oggi c'è il discorso appunto di una valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Io ho già fatto incontri organizzati dall'associazione che racchiude gli economi degli istituti religiosi, in cui abbiamo presentato le opportunità di questa legge. Ce ne sono anche altre che sono legate, appunto dicevo prima, agli ampliamenti e quindi la possibilità di fare ampliamenti importanti, la possibilità di semplificare anche l'attuazione dei piani integrati. E inoltre ha aggiunto: attuazione di una nuova cultura sia dell'urbanistica che dell'edilizia. Cioè noi non possiamo pensare di continuare a consumare terreno libero, ma dobbiamo pensare a un grande programma di riqualificazione, di riutilizzo dell'ingente patrimonio edilizio che esiste nel nostro paese. Infine ha sottolineato: oggi il piano casa è totalmente in piena attuazione e quindi può diventare una grande opportunità anche per risolvere alcuni problemi economici, alcuni problemi di utilizzo di immobili che fanno parte anche di questo importante patrimonio che è quello degli enti ecclesiastici e religiosi.